È un circolo vizioso che però porta sempre alla solita conclusione, cioè chi la prende in saccoccia siamo sempre noi risparmiatori. Sempre una cosa, una miglior cosa che danno per avere un conto sicuro in banca. Potrebbero essere applicati a breve ulteriori costi sui conti correnti dei clienti di alcune banche italiane, aumenti utili al finanziamento del Fondo Nazionale di Risoluzione, lo stesso che lo scorso 22 novembre aveva consentito il salvataggio di Banca Etruria, Banca Marche, Cari Chieti e Cari Ferrara. Gli aumenti dei costi di deposito sarebbero volti dunque al finanziamento del fondo, istituito da Banca d'Italia a tutela dei conti correnti dei clienti bancari fino a 100.000 euro in caso di fallimento della banca. Saranno presi dai conti correnti o da tutta una serie di servizi che le banche offrono ciò che serve per poter costituire appunto il montante necessario del fondo, che obbligatoriamente deve essere costituito perché con l'entrata in vigore della normativa sul bail-in c'è da avere il capitale necessario per salvaguardare i conti correnti e i depositanti sotto i 100.000 euro. Sta di fatto, insomma, il sistema bancario sta nuovamente pensando a un sistema appunto che per un verso è di garanzia e di salvaguardia dei correntisti, perché indubbiamente se il fondo interbancario ha le risorse necessarie riesce a fare degli interventi a garanzia dei risparmiatori, ma lo si fa andando a pescare nuovamente nelle tasche delle persone. Le banche saranno interessate tutte, perché il fondo interbancario è un fondo che deve essere alimentato dalle banche, dal sistema bancario. Quindi, quando prenderanno avvio questi aumenti? Probabilmente a partire dal prossimo anno. E lì andrà visto bene la cosa, perché noi come associazione nazionale abbiamo già fatto dei comunicati piuttosto duri dove mettiamo le persone sull'avviso. Ciò che potremo svolgere nei confronti degli organi di vigilanza, nei confronti degli organi del governo, lo svolgeremo.